siete già partiti da due ore. Ah, ecco. Ciao Luigi. Ciao Tano. Ciao. Io sono arrivato con estremo ritardo perché ormai vivo un jet lag che va perfino dalla Calabria alla Lombardia e sono costantemente in ritardo. Volevo solo raccontare brevemente che, appunto, essendo stato negli ultimi 3 mesi in giro per tutti i festival della fotografia che si svolgevano in Italia, quelli minori perché quelli grandi non mi interessano, lo dico ovviamente per vendetta perché a loro non interesso io, per cui non posso che ricambiare il sentimento, però mi è capitato di pensare che in questi 3 mesi ho conosciuto una quantità di giovani e giovanissimi fotografi che costantemente mi chiedevano cosa leggere, cosa avventurarsi a leggere per formarsi, per crescere, e mi sono trovato sempre a citare 2 libri. Uno, dovrò smettere di citarlo perché è diventato introvabile, l'ho provato a cercare io stesso anche su Amazon usato e non l'ho trovato, ed è il libro di Geoff Dyer che si intitola L'infinito istante e che racconta l'epopea della fotografia americana ma come se fosse un avvincente romanzo, e l'altro è un delizioso gioiellino di libro di Tano L'Amico, edito da Posca, che si intitola, credo, perché confondo titolo e sottotitolo, Luci e ombre di un fotografo, di cosa sono fatti i ricordi. Io onestamente... Confonde tutto, eh? Vedi? Il titolo è Di cosa sono fatti i ricordi. E il sottotitolo? Non te lo so. Ecco, siamo a posto. Beh, è una lettura che, insomma, ricorda che soprattutto noi che facciamo questo mestiere nasciamo e stiamo al mondo per motivi che stiamo tendendo a dimenticare. È un libro in cui ogni riflessione di Tano dura poco più o poco meno di una pagina, per cui si può tenere sul comodino, io lo sto facendo, ne leggi una pagina a sera, poi ti addormenti, delle volte dormi bene, delle volte dormi male. E però ti dico, è veramente una lettura che considero fondamentale, forse probabilmente più di Geoff Dyer, che ha scritto una bellissima storia, un bellissimo romanzo, che non è la nostra fotografia. Tano è la nostra fotografia. Io l'ho consigliato a un giovane, poche settimane fa l'ho consigliato a un giovane fotografo giovanissimo, aveva 25-26 anni, che si è formato a Londra e ha saltato tutte le parti formative italiane, ha prettamente studiato in Inghilterra. Abbiamo fatto un viaggio in treno insieme, gli ho consigliato questo libro, 2 giorni dopo mi ha scritto dicendo ho iniziato a leggerlo e sono già commosso. Io stesso ho fatto una presentazione del suo libro con Tano a Bologna, avevo deciso di chiudere leggendo una pagina e la commozione era tale che mi sono fermato a metà dicendo è stato bello, adesso andiamo a bere. Quindi, nonostante sia uscito già da un po', nonostante forse è esaurito, ma grazie a Dio Posca è un editore italiano e quindi ancora si può cercare. Quello ristampa di contrabbando? Ma no, insieme ad Anima e Memoria, che è quello che è venuto dopo, Anima e Memoria, anche lui, forse più venduto del primo. Però ribadisco, il primo io ancora ce l'ho sul comodino, una pagina per sera, non tutte le sere, alterno tra Tano L'Amico e un racconto erotico dell'Ottocento, però molto spesso la sera è più emozionato da Tano D'Amico più del racconto erotico dell'Ottocento, che è tutto dire. Datemi retta, cercatevelo e leggetelo. Chiediamo anche a Corrivetti di ristamparlo. E auguriamo a Corrivetti di stampare e pubblicare sempre di più. Certo, perché sai che è un gran ragazzo. Ecco, quello che io debbo pubblicare con Corrivetti, che è quasi pronto, eccetera, si intitolerà, penso, spero, se sarò vivo,
immagine e destino. Porca. Perché immagine e destino? Perché io l'ho scritto a pezzettini, sono i pensieri anche che mi sono stati chiesti per commemorare Alberto Grifi. Non lo so se voi conoscete Alberto Grifi, è un cineasta, così. E io quando penso a immagine e destino, perché? Perché pensiamo a come sono stati gli anni del nostro passato e per un periodo io mi rivolgevo alle agenzie per avere un posto su un treno notturno, non c'erano ancora le frecce rosse che arrivano in 3 ore, un treno notturno che mi portasse da Roma a Milano. Devo dire che il destino ha voluto delle volte, e molto più di una volta, che mi trovassi nello stesso scompartimento con Alberto Grifi, che veniva a Milano per dei suoi seminari sulle immagini. E allora, parlando insieme di notte, e quindi che non ci sentiva nessuno, e quindi che non avevamo delle responsabilità, che nessuno ci avrebbe preso per pazzi, riflettavamo insieme sul fatto forse l'immagine può cambiare la realtà, che è già qualcosa tra me, chiaramente l'immagine già fatta a tutti, ma ci chiedevamo insieme come due pazzi, come due stregoni del voodoo, se l'immagine può cambiare la realtà mentre si fa. Infatti è un fatto per tutti che l'immagine guarda, che la realtà quando è guardata non è come la realtà come non è guardata. E allora tutte e due come dei pazzi ci lanciavamo in queste cose. E poi arrivava la domanda, perché Alberto Grifi era nella fase terminale della sua vita, una malattia tremenda lo stava portando, e ci chiedevamo, e lui non osava fare questa domanda: l'immagine può allontanare? Adesso qui tocca iniziare a lavorare, ma soprattutto New York Camera provvederà a sottotitolare tutta questa parte, perché siamo tra Kierkegaard e Schopenhauer. E Alberto Grifi, che non c'è più, che si chiedeva: l'immagine può allontanare la morte? Non per sempre, ma anche solo per un secondo, per qualche secondo. Ma si potrebbe aprire un dibattito ed su quanto l'immagine può condizionare la realtà. La realtà. Sì. Mentre si fa, non quando è fatta. La realtà mentre si fa e l'immagine mentre si fa. E questo diventa un coso da pazzi. Bisogna dire che gli amici di Grifi, che hanno fatto un libro sulla sua vita, mi hanno invitato a scrivere il pensiero. Io ho scritto questo. E poi per presentare il libro, io ho detto: ora è chiaro che mi prenderanno a bucce di banana, a bucce di limone. Io ho detto questa cosa, che è proprio per me. E devo dire, così ci riflettevano tutti: può l'immagine evitare la morte, allontanare un attimo la morte? Grazie. Grazie davvero. Grazie. Bene, allora noi aspettiamo questo libro con ansia.